Ciao, ciao. Allora, sì, sono a Kharkiv, sono in centro città, sono in prossimità del palazzo governativo, il palazzo che era stato bombardato nei giorni scorsi, dal 24 al 28 di febbraio, e proprio qui accanto, a circa 50 metri, è stato stamattina bombardato un edificio residenziale che era già stato evacuato, essendo in prossimità, diciamo, di una base militare. Probabilmente l'oggetto doveva essere la base stessa, che non è stata colpita, e intorno a me comunque ci sono i segni della distruzione di questi giorni. È un centro città ormai riconoscibile. Pazzesco. Io arretro, così intanto vi mostro qualcosa mentre parlo. Tutta la mattina i vigili del fuoco hanno lavorato incessantemente per cercare di riportare in sicurezza quest'area. Stiamo parlando davvero di un'arteria principale del centro della città di Kharkiv. Senti Andrea, ricordiamolo perché poi magari non tutti immediatamente sanno collocarlo sulla cartina dell'Ucraina. Sei nel nord-est del paese, Sì, corretto? sono a circa, sì, esatto, sono a circa 30 km dal confine russo. I russi, tra l'altro, le posizioni avanzate russe, quindi la linea di fuoco, l'artiglieria russa, ormai si trova a circa 15 km dal centro della città. Non so se riuscite a sentire le esplosioni che si continuano a sentire incessantemente da tutto il giorno. Una vera e propria zona di guerra. Scusami, ma lì sono scappati via tutti? Ci sono ancora civili che cercano una via di fuga? Com'è la situazione dei civili? Ci sono ancora civili che cercano di lasciare questo paese. È sempre più difficile però spostarsi. Ormai la benzina è terminata in quasi tutta la città e non sanno quando arriveranno altri rifornimenti di benzina. E L'unico il modo cibo e ormai le medicine? per... Continuano a scarseggiare. La situazione è sempre peggiore. Ieri ho assistito a delle file interminabili di persone. C'erano ore e ore di attesa per prendere un pezzo di pane, un pugno di patate. La situazione è davvero drammatica. Ora sono arrivato al palazzo e voglio mostrarvi. È tutto Questo sventrato è quello che è praticamente. successo. Andrea, ma questo è il risultato dei bombardamenti? Questo è quello che è successo. I vigili del fuoco sono al lavoro da tutto il giorno. Questo è il cratere. I denti sono le stesse di Kiev. Sì, stiamo vedendo le immagini, credo sia saltato il collegamento audio, cioè palazzi completamente Come sventrati, Kiev, Marco. identi. Diciamo, mi sembra Sì, Kiev all'ennesima potenza, cioè ho la assolutamente. Sì, ma sensazione che qui questa siano arrivati immagine. più razzi. E Sì. sono sovrapponibili, Marco diceva Kiev, Marco da Milano. Queste sono le immagini che CNN sta postando in queste ore, che arrivano da Kiev. E se possiamo seguirle, vediamo che si possono sovrapporre perfettamente a quelle che mostrava Andrea da Kharkiv, quindi carcasse di palazzi, persone Civili. ferite che cercano di abbandonare e Com'è che avevano questo. detto i russi stamattina? Andremo a prenderci tutte le città, siamo pronti. E questo è ciò che resta di un lungo condominio verticale, di una lunga sequela di palazzi e di case dopo il Qui passaggio siamo dei a Kiev, quello che bombardamenti. ci Sì. racconterà fra poco il nostro Gianluca Panella, perché lui lì c'è stato. Andrea, non so se volevi raccontarci ancora qualcosa, non so neanche se l'audio sia ancora buono. Andrea Scusate, Carrub. no, io non sentivo più nulla perché stavano passando alcuni mezzi pesanti, delle ruspe, e non sentivo veramente più nulla. Infatti mi sto spostando, sto tornando Chiedevo sul Andrea punto se quello dove... è il risultato di bombardamenti che si sono susseguiti nel corso della notte o della mattinata. Allora, alcune fonti militari parlano intorno alle 11 di questa mattina il colpo che ha sventrato il palazzo. Prima sono entrato anche all'interno delle cantine del palazzo dove i vigili del fuoco stavano cercando di salvare tutto quello che potevano, anche perché, proprio perché i generi alimentari continuano a scarseggiare. Già che ci sono, voglio mostrarvi una cosa incredibile: il prodotto dei combattimenti dei primi 4 giorni che imperversavano proprio qui nel centro città. Queste immagini sono di una devastazione Mamma mia. incredibile. Questo grande palazzo era un centro commerciale, era il più nuovo, mi hanno raccontato, da
del centro città. Non ti sento più. Okay. Semplicemente che siamo senza parole, Andrea. Guardiamo e devo dire è complicatissimo anche commentare, c'è poco da commentare. Tra l'altro lo scenario è spettrale perché poi non si vede ovviamente nessuno, cioè c'è il deserto, vedi questa immagine di devastazione e non vedi anima viva. Andrea? Sì, scusatemi, sì. Faccio fatica perché ci sono spesso dei rumori molto forti. Ma si continua a combattere? Cioè tu senti ancora colpi? Sì, guarda, proprio 10 minuti fa ho sentito una scarica incredibile di grad. Saranno stati sparati almeno 50 colpi dalle posizioni ucraine verso le postazioni russe. Tutto il giorno, non so se sentite, stanno anche suonando le sirene degli allarmi antiaerei. Adesso non sentivamo più te, cioè tu ci dici che continuano a sparare, però da quello che capisco io li hanno bombardato, lanciato dei razzi, ancora non è partito l'attacco da terra, cioè non l'hanno ancora presa la città, i russi. No, i russi sono ancora distanti, ma non così tanto. Allora, ho raggiunto giusto ieri il quartiere di Saltivka, che si trova a meno di 5 km dalle postazioni russe e a circa 2 km e mezzo da questa grey zone, questa terra di nessuno, dove nessuno appunto può andare e dove giacciono ancora a terra i corpi dei soldati russi che non sono stati raccolti dai loro commilitoni, poiché la zona è sotto costante minaccia di fuoco e ci sono i cecchini, ci sono bombardamenti continui. Quindi i russi restano asserragliati nelle loro posizioni, non arretrano ma non avanzano. La resistenza dell'esercito ucraino è davvero incredibile. Io come tanti altri, insomma, siamo rimasti sorpresi da quanta energia, da quanta forza riescono a mettere in campo i soldati ucraini e tutta la popolazione che ormai si sta arruolando. E certo, perché ormai chiunque sia lì diventa un combattente, questo mi pare il senso. Senti, sì, Andrea, ormai io proverò a ritornare da te e ovviamente se ci sono cose particolari faccelo sapere, insomma se devi dirci qualcosa chiedici pure la linea, ti mandiamo in diretta in qualunque momento, però nel frattempo...